sono qui per presentarvi l'azienda Vivai Piante Tessubaldi e Figli, un'azienda molto importante nel settore vivaistico, è da oltre 80 anni che esiste. Il suo fondatore fu Tessubaldo, che era mio bisnonno, e nel 1928 fondò questa azienda, ma il grande boom lo ebbe mio nonno Giovanni, che insieme con il suo fratello Rolando Tesi, che ampliarono e ingrandirono la ditta e cominciarono a buttarsi anche sui mercati esteri, perché fino a quel periodo eravamo solo sul mercato italiano con la vendita, la produzione e vendita di frutti, e si cominciarono a produrre piante ornamentali come magnolie, pini, ottassi, cipressi, leci, cedri soprattutto. Sì, che poi tra l'altro comunque hanno fatto anche dei nuovi innesti come il nonno, che ha fatto il cedro ibrido Tesi dall'innesto delle sue mani, una cosa particolare che ora è conosciuto in tutto il mondo come cedro del Libano. In quel periodo siamo andati sempre più in espansione verso i nuovi mercati europei, soprattutto la Francia, la Germania, e ora esportiamo in oltre 40 paesi in tutto il mondo, dall'Inghilterra fino a Dubai. E siamo una ditta che guarda soprattutto al giorno d'oggi, con questi nuovi mercati, alla qualità più che alla quantità. E infatti noi abbiamo un team di specialisti proprio adatto per selezionare le piante migliori per poi metterle in vaso e poi venderle e portarle ai nostri clienti in ogni parte del mondo. Ovviamente Giovanni e Rolando hanno lasciato poi alla terza generazione i loro figli, a Riccardo, Barbara e Doris, che oggi portano avanti questa azienda sempre con grande passione e dedizione per il loro lavoro. Oggi abbiamo oltre 100 ettari di produzione tra basetteria e il pieno campo. Tutti quelli che sono interessati e che vogliano conoscerci possono venire a trovarci nella nostra sede centrale a Pistoia, in località Chiazzano, via del Girone numero 29. E allora diamo forza ai giovani e speriamo di andare avanti altri 100 anni. Grazie.